contento di questo arrivo, non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister e di dare mano alla squadra. Mi piace stare su tutto il fronte d'attacco, e mi piace attaccare lo spazio, saltare l'uomo, andare incontro. Cerco di mettermi, come ho detto, a disposizione del mister, da domani sarò lì in campo ad aiutare i compagni. Sì, ho giocato abbastanza volte contro la Casertana, sia qui che fuori casa. È stata sempre una squadra che ci ha messo in difficoltà e non vedo l'ora di vestirmi. Sì, no. Giocare al pinto non è facile, mette pressione, molta pressione agli avversari, quindi è una bella cosa mettere pressione agli avversari sapendo che quando verranno lì non è facile per nessun compagno. Sì, no, il pubblico di Caserta è veramente bello, speriamo che aprano gli stadi perché la mano dei tifosi veramente serve tanto e non vedo l'ora che inizi. Quest'anno è veramente bello giocare in questo girone. Dicono di una B2 ed è vero, perché quest'anno sono tutte squadre forti e valide. Veramente non vedo l'ora di cambiare diverse squadre. E fa bene, ti fa maturare, ti fa crescere. Niente, sono contento veramente di star qui e non vedo l'ora di cominciare. Non ci sono segreti né diciamo dei compagni né degli avversari, perché giocando contro sì, ti riveli i giocatori, quindi non vedo l'ora di domani di andare al campo, di conoscere i compagni e di mettermi a disposizione di più. Sì, i tre d'attacco, specialmente in 4-3-3, hanno tanta di avere tanta personalità nel giocare, è fatto bene, veramente ti diverti, un modulo bello che mette a disposizione gli attaccanti per far bene. Il mio proposito è di far bene partita dopo partita, non mi voglio mettere limiti, voglio far bene e di cercare di fare tanti gol. No, essere spensierato secondo me è la miglior cosa per affrontare una stagione, una partita. Giustamente devi mettere le giuste attenzioni e la giusta serietà, però essere spensierati ti porta a grandi benefici. Saluto a tutti i tifosi, speriamo di vederci presto.